Salve a tutti, oggi vi parlerò di uno dei ponti più famosi al mondo, che è quello di Brooklyn, soffermandomi sulle sue origini, sulla sua storia, sulle principali caratteristiche tecniche e sulle fondazioni, con un argomento per me attuale che sto trattando al primo anno di laurea magistrale all'Università di Ingegneria delle Costruzioni di Pescara. Il ponte di Brooklyn o Brooklyn Bridge è il primo ponte costruito in acciaio e ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo. Esso attraversa il fiume East River, il quale appunto collega l'isola di Manhattan nel quartiere di Brooklyn a New York. Ho ritenuto opportuno riportare una breve storia per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di questo ponte, la quale storia appunto iniziò tutta nel 1852, quando appunto c'era un inverno molto freddo a New York e l'East River rimase congelato bloccando il passaggio dei traghetti che collegavano le due sponde per diversi giorni. Su uno di questi traghetti rimase bloccato John Roebling, un ingegnere di ponti, il quale appunto era in piedi accanto a suo figlio Washington. L'ingegnere, fissando il panorama, gli venne l'idea di attraversare il fiume con un ponte e da lì iniziò la storia della costruzione del ponte di Brooklyn. Nel 1867 fu fondata da questo ingegnere la nuova società New York Bridge Company per dare inizio alla costruzione del ponte di Brooklyn e diciamo che al suo interno ha ritenuto opportuno appunto coinvolgere tutti i membri della sua famiglia. Nel 1869 l'ingegnere morì proprio in un incidente durante la costruzione di questo ponte e il figlio ereditò il progetto, il quale ritenne opportuno cominciare appunto dalle fondazioni, cominciare dalle fondazioni che sarà appunto il nostro oggetto di studio. Nel 1883 la costruzione del ponte fu completata. Tra le varie caratteristiche tecniche, appunto, possiamo vedere come le torri del ponte, sono alte circa 84 metri, con quella di New York che contiene circa 80.000 tonnellate di calcare e granito. Le torri poggiavano sulla roccia ad una profondità di 12 metri sotto la linea di galleggiamento sul lato di Brooklyn e 22 metri sotto la linea di galleggiamento sul lato di New York. I cavi di sospensione del ponte sono rivoluzionari. Per la prima volta, infatti, vengono usati quattro cavi d'acciaio assicurati ad ancoraggi fissati ad apposite piastre, contenute all'interno di calotte di granito alte fino a 3 metri e poste agli estremi del ponte stesso. Ogni cavo è composto da 5.657 metri di filo d'acciaio galvanizzato con zinco al fine di renderlo resistente al vento e alla pioggia. La base del ponte, invece, è costituita da travi di acciaio del peso di 4 tonnellate, ciascuna assicurata a dei tiranti verticali che a loro volta sono assicurati a dei tiranti diagonali, il cui scopo è mantenerle in posizione. E poi, appunto, ho presentato il nostro oggetto di studio, che è quello delle fondazioni. Per quanto riguarda le fondazioni di questo ponte, sono in cassoni pneumatici o campane pneumatiche, che poggiano su terreni duri o rocce quando si deve operare appunto in acque relativamente profonde. Queste fondazioni trovano impiego per opere marittime, pile di grandi ponti. La loro esecuzione può avvenire in acqua o in terreni acquitrinosi per raggiungere lo strato resistente. Tra le caratteristiche, diciamo, troviamo il cassone pneumatico che è aperto inferiormente, e ha pareti e coperture in calcestruzzo armato. Queste coprono appunto una camera di lavoro, questa camera di lavoro che è attraversata da tubazioni dell'aria compressa e da un camino attraverso cui passano gli operai e i materiali scavati e quelli occorrenti alla costruzione. L'aria compressa permette di mantenere all'interno della camera di lavoro una pressione maggiore di quella idrostatica esterna, impedendo che l'acqua appunto invada la camera stessa. Una volta raggiunta la profondità stabilita, la camera viene riempita con calcestruzzo. Per quanto riguarda invece le verifiche di progetto di queste fondazioni, queste devono verificare prima di tutto l'ammissibilità degli spostamenti e le rotazioni dell'opera presa in esame e che sigma H, che è la reazione orizzontale che agisce sul cassone, deve essere minore della tensione limite passiva, cioè sigma P, e che sigma V, la tensione verticale che agisce, deve essere minore di Q limite. Q limite viene definito carico limite o capacità portante, e in questo caso viene utilizzata la formula di Brin-Jansen, appunto, che tiene conto di
del fattore della coesione, dell'angolo di attrito, del carico agente sulle fondazioni e dei vari coefficienti che possono essere quelli di forma, di inclinazione del carico, della profondità. E un'altra verifica da, appunto, da tenere in considerazione è che quella di garantire la stabilità durante la lavorazione del cassone, sottoposta alle varie forze agenti per evitare, appunto, improvvisi ed incrollati sollevamenti o abbassamenti. La seguente verifica consiste garantire che P con C più P con F meno S' per la tangente di delta sia maggiore di gamma W per A con B per H più FA, dove P con C è il peso del cassone, P con R è il peso del riempimento del cassone, che può essere in calcestruzzo o in muratura. S' è la spinta delle terre che agisce sulla superficie laterale del cassone. Delta è l'angolo di attrito tra terreno e cassone. Gamma W è il peso specifico dell'acqua. A con B è l'area di base del cassone. Ed F con A è la forza verso l'alto dovuta alla differenza di pressione dell'aria. Diciamo che queste fondazioni però hanno anche degli svantaggi, anche se comunque in passato sono stati impiegati per la realizzazione di opere molto importanti. Infatti, oltre al Ponte di Brooklyn, troviamo anche la costruzione dell'utilizzo di queste fondazioni per la Torre Eiffel a Parigi. Però, appunto, oggi non vengono molto impiegati per dei semplici motivi, cioè uno di quelli, appunto, è quello che rappresentano un'alternativa ai pali di fondazione, ai quali pali che si usano per fondazioni molto profonde, mentre a differenza dei cassoni, i quali vengono utilizzati per delle fondazioni semiprofonde, e anche i pali vengono utilizzati diciamo, in opere marittime o in acque acquitrino, in terreni acquitrinosi. Però diciamo che rappresentano anche presentano dei rischi elevati e soprattutto dei costi molto elevati. E io ho terminato e spero che questa presentazione possa essere interessante e farà parte dello spazio naturalmente dell'ingegneria. E niente, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.